I was in trouble. Perché lei è incinta? Well, at least it doesn't look like a death trap. Va bene, vado prima io. Tanto, peggio di così. Che può succedere? Che casco e muoio? Per essere uno con un braccio te la stai cavando. No, Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Immagino che ci saranno dei quick time event qui. Eccone uno. È lì che si fa il figo, eccetera, eccetera, sì. Questa scena molto epica. Bene, sì. Carino. Beh, abbiamo finito? Salve a tutti e bentornati a Let's Play The Walking Dead, episodio 5. Capitoli brevissimi. Bene, siamo arrivati in questo bel posto. Sembra tranquillo, quindi non vedo perché aver paura. Non ho sentito niente. I zombie dovrebbero far casino. Ah, bene, non c'è proprio. Beh, ascoltiamo se ci sono zombie. Cioè, mi fa dare dritto e basta, no? Non posso scegliere altre strade, no? Di tutte queste porte, vabbè. Eh sì, siamo obbligati ad aprire sta porta. Non mi piace quel filo. Max Payne mi ha insegnato di stare attento a queste cose. Allora, sembra che io non possa interagire con nulla. Beh, fortunatamente ha notato il filo. E tu chi cazzo sei? I got us adjoining rooms. I already told you she's fine. Ah, è lui! You look horrible. È davvero lui? And you're missing an arm. Pensavo che fosse uno random, però gli ho detto comunque. Gli ho chiesto comunque dove fosse lei. Nella speranza che fosse lui, ma non mi aspettavo che sarebbe stato davvero lui. Let me out! Who's out there? Avrei voluto farmi Quiet, sentire. Please, sweetie. Your things. There. Oddio, ci devo pensare un attimo. Posso mentire, dai, mentiamo. Ho solo la radio. Ok. You travel light. I don't believe you. Va bene, dai. Okay, fine. Che altro c'ho? Vabbè, la mannaia. You shouldn't lie. Sit down. Beh, continuo a pensare che peggio di così non posso andare, non mi sento troppo a rischio. Do you know who I am? Eh no, che non lo so. People like you don't. Ma chi cazzo? Who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food. Dio. Things you need to survive. Quelli che abbiamo rapinato senza. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Mi ricordo di questa session wagon. Your people didn't. I didn't agree with it.
That's what Clementine said. Why didn't you? Perché? Perché non era giusto. It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. Cioè, questo ci ha cercato fin qua. What happened? Ok, racconta. Have you ever hurt somebody you care about? Non di proposito. If it were on purpose, you'd be a sociopath. Ok. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Tutto questo cosa ha a che vedere con me? Cioè, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. Come fa a sapere tutto quello che ci riguarda? If they hadn't made our situation so desperate. No. Adesso della colpa a noi. Non dico nulla. Nessuna delle opzioni mi aggrada abbastanza. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. Ok, quindi aveva un'altra figlia. I didn't get far. I found them. A day later. Aveva. Do I look like a monster to you? No, però. No. I'm not like you. No? Beh. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. It's more complicated than that. You let a boy get yanked out of a window and into the night so you could protect a pretty girl with a gun. Esatto. Ma mi sta facendo la morale su tutte le scelte del gioco che abbiamo fatto finora, però come cazzo fa ad averci osservato? Vabbè, ma io intanto l'ho protetta mia figlia. Esatto, come fai a sapere tutto? Che Clementine ha raccontato tutto. Ecco. Ci sono arrivato da solo contemporaneamente. You're a monster. You're a murderer and a thief and I'm gonna hurt you so bad. Ma per quale ragione? Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself. Because that's what will happen if she goes with you. Ma ne potremmo anche parlare, non è che per forza. I on my radio. I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. Okay. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. Non è che mi fido tantissimo di una persona che si sta comportando così. You don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. Ha fatto gli anni nel mentre. Her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Ho capito, però tutto sommato io penso. Glielo posso dire. I was bitten. You were what? Yeah. I probably don't have a whole lot of time. Penso di essere stato abbastanza. Okay, then. Buono comunque nella mia cosa. You'll take care of her. We'll give her a home.
Perché noi? Esatto. Che altro c'è con te? Hey, honey. I think this is no, 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 non mi piace assolutamente questa cosa. Non è un tipo affidabile. Ovviamente ne sta scappando nel mentre. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon, isn't it? Devo chiedere alla mannaia. I hate seeing you like this. I just... Mi dispiace mettere Clementine in questa situazione. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Beh, poteva... Clementine poteva fare qualcosa di molto più drastico, diciamo. Però tutto sommato non posso dire che la situazione sia andata malissimo finora, finora. Bello. Non credo di doverlo propriamente uccidere come unica opzione migliore, però non è sicuramente affidabile. Ero tentato di premere con meno veemenza per evitare che morisse, ma oddio Clementine. Poverina, ho dovuto sparare a una persona. Sì. That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. È andata meglio di come pensassi. Beh, ancora può andare male, però almeno la questione di salvare Clementine credo che sia andata tutto sommato abbastanza bene. Però hai fatto bene. Me too. Non sappiamo manco come si chiamava. Vabbè, è impazzito. Chiaramente non è riuscito ad accettare l'aver perso il figlio. La moglie, la situazione è peggiorata per il fatto che il mio gruppo gli ha rubato le provviste e ha dato la colpa a noi. Vediamo cosa c'è qui dentro, anche se lo posso benissimo immaginare. Ah, oddio, è giusto. Non guardare Clementine. Ah, già sa tutto lei. Mi godo un po' di... No, 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 no. Mi godo un po' di esplorazione finché posso. There's nothing in there. Can we go? Yeah, of course. Ok. Però which way out? Through there. Va bene, va bene. E come l'ha detto, ma insospettito, magari c'era qualcosa da fare. Out to the hallway. Ok, andiamo quindi. Ora dobbiamo solo ritrovare gli altri e preferibilmente anche Kenny. Oddio. Non ci vede? Alla cataratta? Forse ho fatto male. Era l'ultimo proiettile. It didn't bite you. Yeah. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. Sì. Through a bunch of them to get here.
Lo hanno fatto nel telefilm di ricoprirsi di quella merda per, cioè, del sangue per non farsi scamare, ma forse non è stato morso per un altro motivo. Cioè che hanno sentito l'odore che lui sta morendo, ma non credo in realtà. Perché dovrei dare un colpo di mannaia? Perché dovrei... Ah, oh, ecco Okay. perché devo. You might want to pinch your nose. Che schifo, me la ricordo. Se, nel telefilm, appunto, succedeva in una scena che si ricoprivano proprio dell'interiora. La cosa stupida di questa cosa è che lo hanno fatto solo una volta in tutto il telefilm. Bene. Rovistiamo. Gradisci un po' di intestino? Che schifo, poverina. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Are you done? Be sure. Just a little more. So gross. Io ci parlo perché comunque chissà. Cioè, al momento l'abbiamo appena ritrovata dopo tanto tempo. Non so quando la perderemo di nuovo, se la perdiamo di nuovo. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. Ah, il cappellino. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around and don't panic. Cammini lentamente, ti fingi uno zombie e se va bene non ti mangiano. Che c'è nella borsa? Abbiamo finito un altro capitolo. Beh, ok, allora direi che per il momento ci possiamo anche salutare. Questo capitolo è stato un pochettino più lungo dell'ultimo, ma sempre piuttosto corto. Ci stiamo rapidamente avvicinando alla fine. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima.